Sono Davide Astarita e questa settimana ho partecipato a un progetto che si è tenuto a Città della Scienza insieme a dei ragazzi venuti dall'Università di Pechino, dalla Tsinghua University. Abbiamo realizzato insieme una serra intelligente e è stata un'esperienza molto bella interfacciarsi con questi ragazzi sia per insegnargli qualcosa, sia anche perché comunque anche noi abbiamo imparato molto da loro. Nell'ambito di questo progetto abbiamo sviluppato questa serra appunto per far vedere anche come la scienza possa, come la scienza e la tecnologia possano influire sulla qualità della nostra vita e sulla qualità anche di molte applicazioni che toccano settori diversi. Penso sia stata un'esperienza molto formativa sia per noi ma anche per loro e credo che questi scambi culturali possano essere molto importanti tra le nostre università e soprattutto nel nostro settore. Ho trovato molto importante questa esperienza sia perché ci siamo interfacciati con degli studenti stranieri, per me era la prima volta, e soprattutto perché abbiamo avuto modo di insegnare loro qualcosa che magari lì non avevamo fatto, parlando con loro. Infatti hanno detto che per loro era quasi la prima volta che lavoravano su questo tipo di cose, su questo progetto, che è il progetto di una serra intelligente, e quindi loro si sono anche dimostrati molto inclini a imparare da noi qualcosa che lì non avevano fatto. My name is Godfrey and I come from China. Now I'm studying Tsinghua University in Beijing. And my major in university is electrical engineering. During the process of cooperation, I think it's very interesting and exciting because we are making some projects in a group. And during this process, I think I have learned a lot, something about the embed, of STM32. I think the process is very happy for me. I'm working on a greenhouse project with the students from Leibniz University, and we are really excited to do this project because we learn the application of our majors and our knowledges of our majors, and it's really exciting to be here.